Bene, che compito ingrato che ho, che è quello di aprire la Cloud Conference Italia 3.0. E benvenuti anche da me, sono Michele Ruberti. Prima sessione della giornata, Office 365, introduzione e novità. Un altro compito ingrato che è quello di riuscire a non annoiare metà della sala, che magari sono quelli che conoscono di più la tecnologia, e invece non spaventare chi magari la tecnologia non la conosce e quindi cercare di introdurli a questa tecnologia appunto di Microsoft. Ringrazio anch'io gli sponsor. Velocemente, mi chiamo Michele Ruberti, trovate in questa slide i miei contatti. Ne approfitto per ricordare a tutti che le slide saranno disponibili a pochi giorni dalla Cloud Conference direttamente sul sito, quindi www.cloudconferenceitalia.it. Sotto la voce agenda troverete le slide e troverete anche molto probabilmente i video delle sessioni, sempre che la tecnologia si assista. E, formatore, consulente, Wall2Talk. Velocemente, cosa parleremo? Parleremo di Office 365, quindi introdurremo il prodotto, parleremo quindi di produttività, vedremo quali sono le componenti di Office 365, quindi che sia la posta elettronica, che sia sistemi di condivisione di file. Vedremo poi, dal punto di vista IT manager, diciamo persone che devono gestire il prodotto, come si può appunto configurare e personalizzare Office 365. Parleremo di Office 365 Groups, che sono stati annunciati l'anno scorso, a pochi giorni dalla precedente Cloud Conference, che sono modificati, stanno evolvendo e si stanno trasformando in Office 365 Teams. Questo è un annuncio fatto il 2 di novembre, quindi vedremo una cosa molto molto recente. Quindi se non funziona, permettetemi di, insomma, scusatemi. Cosa c'è di nuovo, cosa sarà nuovo a breve e come estendere le funzionalità che out of the box ci dà il prodotto con tool di terze parti. Tutto questo in un'ora. Ok, parto con. Abbiamo due video, non è che facciamo solo video oggi e poi andremo direttamente con le demo. Productivity used to be based on how many people were working together in the office. But now, productivity is based on productivity. Now, working together happens here. It's 24/7. Spanning cities, connecting generations. Because you don't need people sitting here in order to see results here. Experience the most comprehensive, most secure cloud productivity and communication solution from Office 365 ever. Quindi Office 365, partiamo per chi non lo conosce, è un brand, è un nome che in realtà raccoglie un bel po' di tecnologie. Partiamo dalle più blasonate, dalle più famose, quindi il sistema di posta elettronica, Exchange. Ok, quindi abbiamo anche nelle sottoscrizioni più piccole, quelle meno costose, abbiamo in realtà un sistema di posta elettronica Enterprise, quindi Exchange. Abbiamo SharePoint, un sistema per creare dei site teams, delle aree di condivisione di contenuti, che siano documenti per sostituire il file server tradizionale, piuttosto che liste, appuntamenti, calendari, tasks, progetti. Okay. E abbiamo Scale for Business, instant messaging, presenza, eccetera. Abbiamo una slide, anzi una presentazione dopo di Giampiero, quindi non ve lo presenterò, ne presenterà ampiamente lui. E dopo, attorno, abbiamo una serie di altri prodotti, OneDrive, quindi uno spazio condiviso, cioè uno spazio per inserire dei file, posizionare dei file a uso, diciamo, personale che poi posso andare a condividere con miei colleghi piuttosto che con persone esterne alla mia azienda. Andiamo a parlare fino a Office Video piuttosto che Microsoft Streams, sistemi per creare dei portali video aziendali. Dove posizionare appunto video comunicativi per spiegare come è fatto un prodotto, come, quali sono le vie di uscita, di fuga della mia società, qualsiasi cosa. Ormai la comunicazione è sempre più video e quindi,
lo strumento mi permette di gestirli. Abbiamo Sway, un sistema per creare delle presentazioni innovative, per mandare delle presentazioni all'esterno della mia azienda e in modo che possano essere visualizzate, fruite, non solo da un classico desktop, da un PC come stiamo facendo adesso, ma da qualsiasi dispositivo. Quindi vengono ovviamente riadattate in base al dispositivo. Quindi stiamo parlando di vengono riposizionate le immagini, riposizionato il testo, in modo che anche se quella presentazione la stavo vedendo da uno smartphone, la vedrò in maniera perfetta, diciamo così. Abbiamo Office 2016, anche Office, quindi inteso come Word, Excel, PowerPoint, eccetera, è sempre più un prodotto che vado a sottoscrivere, pagare o a utente al mese. Perché? Perché così avrò una versione di Office sempre aggiornata, sempre allineata. Giusto oggi mi è uscito un aggiornamento che mi sono guardato dal farlo, perché prima di una demo non si aggiorna mai il prodotto, però comunque è un prodotto che è in continua evoluzione. Perché? Perché deve parlare con tutto il mondo Office 365. Ovvio che posso usare SharePoint anche o Exchange anche da Office 2010, sì, è vero, però non avrò la stessa esperienza utente che avrò con il prodotto aggiornato, quindi con l'Office aggiornato. Altro vantaggio di sottoscrivere Office piuttosto che comprarlo con un diciamo come software, quel codice che vado ad attivare, è il fatto che la mia azienda piano piano arriverà ad avere tutti i miei utenti avranno un'unica versione di Office e non più alcuni utenti, alcuni reparti, i più sfortunati con la versione Office 2010, quelli un po' più fortunati 2013, poi i super fighi con Office 2016, però a livello gestione, più versioni di Office ho, più difficoltà faccio a tenere in piedi, diciamo, la mia baracca tecnologica, come diceva Montevagno. C'è anche Project, Planner, presenteremo anche Planner, Forms e così avanti. Power BI, una sessione dedicata per analizzare quei dati che ci vengono, che arrivano da sensori, dall'internet delle cose, eccetera. Bene, andiamo quindi subito a fare la prima demo della giornata e vi porto all'interno di Office 365. Questa è la mia maschera di benvenuto, accedendo al portale, quindi login microsoftonline.com. E quindi che cosa ci troviamo? Ci troviamo sicuramente, vi raccontavo, la mia posta elettronica, accedo via Outlook Web Access, quindi la possibilità di vedere la mia posta in una modalità, in una user experience molto molto simile a quella che trovo con l'Outlook realmente installato sul mio PC. Anzi, vi dirò di più che alcune funzionalità per il momento sono state rese disponibili solo su OWA e non sono ancora arrivate su Outlook, forse con l'aggiornamento che vedete che mi è comparso stamattina molto probabilmente verranno rilasciate, mi arriveranno anche le funzionalità direttamente sul client. Quindi sistema di posta elettronica, benissimo, ma andiamo a presentarvi un prodotto nuovo, spero, e vado a parlarvi di Planner. Planner che cos'è? Planner praticamente è, avete presente la Kanban board, cioè la modalità di definire delle attività, fornire delle attività, dei compiti alle mie persone. Tante aziende la realizzano con un foglio grande attaccato sul muro, una serie di post-it. Ecco, quindi non pensiamo a Planner come un project, un sistema di tipo project, ma pensiamolo come una Kanban board digitale, digitalizzata. Ci sono altre tecnologie che realizzano Kanban board digitale, tipo abbiamo Trello o Asana. Ok, Microsoft ha deciso di crearne una sua, molto probabilmente l'avrà comprata da qualche altro fornitore e l'ha introdotta all'interno di Office 365. E anche qui io accedo alla mia, appunto, lavagna appunti, chiamiamola così, la mia gestione degli appuntamenti direttamente o da OWA piuttosto che dal client. Bene, a questo punto come si crea una lavagna appunti, un nuovo piano di appunti, chiamiamolo CC Cloud Conference Italia 2016, creo il piano in maniera molto molto veloce, arriverò a creare un piano dove posso dividere le attività in contenitori, assegnare le attività a delle persone e poi verificare lo stato di avanzamento di queste attività.
senza che, in maniera molto semplice, per creare un nuovo contenitore vado a nuovo contenitore, ok, in maniera molto semplice creo un'attività, fare sessione Office 365, ok, imposto la scadenza 26, assegnazione l'assegno a me, benissimo, aggiunto l'attività. Quindi un prodotto molto molto veloce. Il risultato finale, senza che adesso vi tedio a creare appuntamenti, andiamo a vedere ad esempio un piano, non mi ricordo dove abbiamo messo un po' di dati, tutti i piani vuoti, che bello che sono. Proviamo con questo piano qui. Ok, questo è già un piano un po' più lungo, un po' più elaborato, dove abbiamo messo già una serie di informazioni. Quindi abbiamo diviso attività vere interne della Cloud Conference Italia, quotazione, ok, dove vedo ovviamente un po' di dati. Posso verificare lo stato di avanzamento delle mie singole attività e magari mi scopro che Michele Ruberti, cavolo, ha 3 attività che sono in ritardo. Ok, nessun problema. Posso semplicemente andare su un'attività, a questo punto la vado a verificare per la vado a raggruppare per assegnata A, scoprirò che Michele ha un sacco di attività, prendo un'attività di Michele e gliela passo a Giampiero. Ok, in maniera molto molto rapida e veloce. Bello, il prodotto è simpatico, ma a questo punto come facciamo a utilizzare questo prodotto con un... cioè qual è il client di questo prodotto? Un client è ad esempio Outlook. Su Outlook cosa abbiamo? Abbiamo un add-in che posso andare a installare, e si chiama iPlanner. Speriamo di essere loggati, se no ci loghiamo. Eccole qua. Quindi anche con Outlook potrò vedere le mie attività, oppure inizio a suggerirvi un tool di terze parti, della non mi ricordo neanche il nome, Apps for adesso ve lo racconto, scusate, ve lo faccio prima vedere. Questo questo tool mi permette di andare a sincronizzare le attività, oltre a quelle che ho definito su Exchange, ma direttamente, eccola qua, mi è comparsa già la fare sessione Office 35, che è l'attività che ho appena definito su Planner. Quindi se voglio utilizzare anche Outlook per gestire le mie attività, lo posso fare con un tool di terze parti, in maniera molto molto semplice. A questo punto, ok, ho fatto la mia sessione. Questo per quanto riguarda Planner. Vado via molto molto veloce perché devo mostrarvi veramente tante cose, e vado a parlarvi ad esempio di Sway. Sway, quello che vi raccontavo, è un sistema per creare appunto presentazioni, facciamolo, devo creare la mia presentazione di Office 35, come la faccio? Gli do un titolo, ok, posso metterci uno sfondo, mi presenta anche sfondi che mi arrivano contestualizzati, che mi arrivano da internet, quindi senza fare tanta fatica. Ho la possibilità quindi di andare a mettere uno sfondo, posso andare a metterci poi del testo, posso aggiungere non lo so, un'altra immagine. Vado via molto molto veloce. Ok, e qualcuno dice, bene, bello, tutto drag and drop, e quindi cosa abbiamo combinato? Niente, abbiamo deciso il layout, se avere un layout a scorrimento verticale piuttosto che a scorrimento orizzontale. Ok, a questo punto io posso andare a riprodurre la mia presentazione in formato, diciamo, desktop, quindi fruibile da un PC, piuttosto che viceversa, direttamente adattata se vado a lavorare su uno smartphone. Quindi gli elementi andranno a riposizionarsi e riadattarsi appunto al dispositivo che utilizza questa mia presentazione. Altra cosa, questa presentazione ovviamente è dove sarà salvata? È salvata direttamente sul sito Sway, e a questo punto è condivisibile
con i miei partner, i miei clienti, i miei utenti, quello che devo, a chi devo condividerla. Non gli manderò un allegato PowerPoint da 50 mega, da 40 mega, perché ci ho messo magari tante foto, tante slide, ma gli mando un link da un K e l'utente, chi riceve la presentazione, appunto lo fruirà in modalità web, collegandosi allo Sway, appunto. Bene, dicevamo quindi Scale for Business, la possibilità di andare a fare instant messaging. In questo momento sono andato a mettermi in modalità non disturb, posso andare ovviamente a fare telefonate eccetera con i miei colleghi e personale esterno. Andiamo a parlare poi di un altro software che si chiama Forms. Forms molto probabilmente non avrete sentito parlare tutti, perché è un tool che per il momento Microsoft ha rilasciato solo nei tenant di Office 365 dei clienti educational, ok? Cosa mi permette di fare? Mi permette di andare a creare dei moduli per richiesta informazione, quindi dei sondaggi in maniera veloce. Scusate, si è riloggato. Ok, modulo senza titolo, test, forms, mi metto in descrizione. Ok, inizio ad aggiungere domande di che tipo? Scelta. Ok, cosa mangiamo? Ok, facciamo carne. Do due domande molto molto veloci. Pesce, aggiungi l'opzione altro, quindi qualcuno può andare a selezionare e dire no, voglio, non mi interessa né carne né pesce, voglio qualcos'altro. Se avere risposte multiple, se rendere questa domanda obbligatoria. Andiamo a fare un'altra domanda del tipo mangiato bene? Si capisce che ho fame? 10 livelli, ok, stella, numero, mettiamo numero, e a questo punto gli diciamo che voglio anche delle etichette. Quindi 1 vuol dire male, 10 buonissimo. Quindi gli do anche un'indicazione di cosa vuol dire un valore 10, un valore 1. Ok, ho fatto il mio bellissimo questionario, molto molto interessante. Andiamo a vedere, io posso inviare questo modulo. Questo modulo quindi ho un link da mandare alle mie a chi deve rispondere a questo questionario. Solo utenti dell'organizzazione? No, chiunque. Questo è quello che abbiamo fatto per creare i feed forms delle sessioni di oggi. Quindi andiamo a vedere il nostro form, eccolo. Attenzione, anche questo forms bello col desktop, però se lo stessimo compilando da smartphone verrebbe renderizzato in maniera corretta per lo smartphone, quindi adattato al mio sistema. Quindi bene, voglio mangiare carne e pesce, cioè gli dico che mangiamo valore 6. Bene, diamo un'altra risposta, pesce. Diamo un'altra risposta. Ok, bello. Refreshando quindi a questo punto il mio forms, scopro che ho 3 risposte, molto bello. Ho già un sistema che mi analizza le risposte, ok? E ovviamente le mie risposte possono essere esportate in Excel e quindi poi analizzate con grafici Excel o con Power BI, che vedremo dopo con Marco Pozzana. Queste sono solo alcune delle funzionalità che troviamo all'interno di Office 365. Ho cercato di farvi vedere qualcosa che uscisse dalla classica, ripeto, posta elettronica o dal classico SharePoint o OneDrive, per darvi un po' di novità. E un'altra cosa che tengo a precisare è che ogni configurazione, ogni cliente, ogni tenant Office 365 è differente. Questo perché? Perché dipenderà ovviamente dalla scusate che lancio
Dipenderà ovviamente dalle sottoscrizioni che sono andato ad attivare sul mio tenant. Quindi ho una sottoscrizione, ad esempio, dicevamo educational, avrò la possibilità di utilizzare Forms. Sono un utente che usa Office 365 Business Essential, avrò Exchange, SharePoint, OneDrive, eccetera, ma non ho la possibilità di installare l'Office 2016 sul mio PC. Oddio, posso installarlo, ma non è compreso nel prezzo, devo licenziarlo in maniera separata. Ho Office 35 Business Premium, ho tutta la suite, compreso anche l'Office 2016. Non avrò Project, voglio Project, bene, posso andare a estendere la mia sottoscrizione anche con Project. Quindi la cosa bella di questo prodotto qual è? È pay-per-use, cioè nel senso che posso andare a scegliere la sottoscrizione più adeguata alle mie esigenze e ad ogni utente soprattutto posso andare a fornire la sottoscrizione corretta e la licenza corretta in modo da non buttare via, diciamo, soldi. Anche qui quindi si paga utente al mese, sottoscrizione base Business Essential. Dal punto di vista posta elettronica abbiamo mailbox da 50 GB con 150 MB di allegato possibili che posso andare a limitare da amministratore. E ho 1 TB di SharePoint per la sottoscrizione più 500 MB a ogni utente. Questo oggi, questi numeri non memorializziamoli perché domani cambiano, perché il prodotto viene modificato, esteso, ed è anche qua un vantaggio. Non abbiamo più una tecnologia come avevamo tempo fa, compro Exchange 2010 e finché non decido di reinvestire sulla tecnologia, a meno che non abbia fatto una software assurance, mi terrò Exchange 2010 finché va, perché voglio, diciamo, ripagarmi l'investimento fatto. Bene, invece con Office 365 la tecnologia continua a evolvere, tante funzionalità che vedremo oggi un mese fa non c'erano, ok? Quindi in continua evoluzione. Ok, ma dal punto di vista amministrativo, questa è una domanda che mi fanno in tanti. Sì, bello, Office 35, Exchange Online, ma quindi io non posso fare più niente? E ho paura non poter controllare lo strumento. Cioè, sì, 150 mega di allegati, ma sai, se i miei utenti mandano 150 mega di allegati, e sicuramente lo faranno, in giro, cioè la mia banda la saturo in 3 secondi. Oppure lascio liberi i miei utenti che creano gruppi, che creano... Cioè, queste sono domande che tante persone che devono gestire il prodotto si fanno, perché magari non conoscono le possibilità di gestione. No, il prodotto è in cloud, quindi siamo in un cloud Microsoft garantito, 99,9% di SLA, sicuro e protetto, e certificato con tutte le certificazioni di privacy e sicurezza in maniera incredibile. Però voglio poterlo modificare, parametrizzare, dare delle licenze tipo a Giampiero, io non voglio dargli Exchange, non voglio dargli SharePoint, posso farlo? Certo che posso farlo. Ok, quindi come posso gestire Office 365? Abbiamo 3 possibilità. La prima, la più facile, dal Office 365 Admin Center, una console, adesso la andiamo a vedere, dalla quale poi in realtà partono altre aree amministrative, sempre web-based, che mi permettono appunto di configurare il mio prodotto. Per i più smanettoni, o per fare quelle attività che la parte web non mi fornisce, piuttosto che per fare le attività in maniera bulk, in maniera scriptata, ok, posso farlo via PowerShell. PowerShell, strumento molto molto potente, e sempre di più sta arrivando in tutti i prodotti Microsoft, dal sistema operativo ai prodotti on-premise, fino ovviamente alla componente in cloud. Mi permette quindi di gestire il prodotto in maniera scriptata e automatizzata, volendo. Infine, sempre più smart, voglio controllare la mia sottoscrizione direttamente in mobilità mentre sono in metropolitana. Bene, c'è un'app anche per smartphone, ovviamente le funzioni saranno limitate, però anche da mobile riesco a verificare ad esempio lo stato di salute del mio tenant. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che appunto ci troviamo in cloud, i tecnici Microsoft fanno di tutto perché le funzionalità del prodotto siano sempre attive, siano sempre funzionanti appunto, ma fanno aggiornamenti continui, e quindi può succedere che alcuni servizi siano in uno stato, chiamiamolo così, degradato, in uno stato di manutenzione, e
Per quanto riguarda ad esempio la posta, potrebbe venire fuori, guarda, puoi far tutto, ma in questo momento non puoi creare un nuovo gruppo, non puoi creare un nuovo utente, perché stiamo lavorando. Danno indicazione di quanto tempo, fra quanto tempo la problematica verrà risolta, ma ecco, è un bel punto di partenza, magari per verificare com'è lo stato di salute appunto della mia sottoscrizione Office 365, prima magari di aprire un ticket con Wall2Talk, che altrimenti vi direbbe, beh, per forza non ti funziona, perché in questo momento c'è un disservizio che è stato che stanno risolvendo. Ok, andiamo quindi a vedere la parte di gestione. Io sono anche amministratore del mio tenant. Eccoci qua. Mi farà riautenticare molto probabilmente. Scusate, devo andare sul browser giusto, se no non ne vengo fuori. Ok, questa è la prima schermata. Cosa trovo? Trovo indicazione sull'utilizzo del servizio. Questo è già interessante, perché anche se costa poco la tecnologia Office 365, è importante che tutti i miei utenti la vadano a utilizzare, e quindi scoprire che magari ho 100 utenti ma solo 20, solo 10 utilizzano SharePoint o Sky for Business, mi fa capire che magari non sto sfruttando appieno le potenzialità di questo prodotto. Ecco, posso già qua, mi dà indicazioni sull'utilizzo del mio sistema. Altra cosa, come vi raccontavo, vado a verificare l'integrità dei servizi, scopro che in questo momento c'è un problema con Exchange Online. Andiamo nel dettaglio. Ho fatto il caso, non l'ho preso. Ecco, abbiamo tre problemi: Exchange Online, Intune e Power BI. Allora, per quanto riguarda Exchange Online, scopro che ci potrebbe essere un problema per accedere all'archive della mailbox. Quindi, ricordo, 50 giga di posta elettronica per quanto riguarda ogni singolo utente, estendibile con determinate sottoscrizioni, a spazio illimitato con un archive online, quindi non più la necessità di fare dei PST in locale. Ecco, in questo momento potrebbero esserci dei problemi di accesso all'archive via OWA. Vabbè, ho capito, non moriremo mica. Bene, mi dicono che la risoluzione è al 95%, stanno piano piano lo stanno risolvendo. Molto molto bene. Quindi da questa console cosa potrò andare a fare comunque? Andare ad aggiungere degli utenti. E ricordo che Office 365 in realtà di solito nel 99% dei casi lo vado a sincronizzare con la mia Active Directory on-premise, con un tool di sincronizzazione che è gratuito, o meglio compreso nel prezzo. Sincronizza gli utenti dalla mia Active Directory e me li porta su cloud, in modo che gli utenti non debbano avere due username o due password, quindi una per accedere al computer e una per aprire la posta elettronica, ma le credenziali saranno sincronizzate. Eccole qua, che scopro che questi utenti sono stati sincronizzati dal Active Directory on-premise. Posso creare contatti, posso creare dei gruppi, posso andare a segnare delle licenze. Altra cosa, ho i tool di gestione dei poi ogni singolo prodotto. Quindi per quanto riguarda ad esempio Exchange, avrò una console che è molto simile alla console di gestione di un Exchange on-premise 2013-2016. Quindi ho anche qua la possibilità di andare a verificare ad esempio di posta, ok, e andare a lavorare su dei connettori. Posso creare dei connettori per far ruotare la mia mail in una maniera differente da quella classica mail che arriva su Office 365 e da Office 365 parte. Esempio, nel nostro caso siamo andati a fare due connettori, uno di invio e uno di ricezione, che portano le nostre mail su un servizio di terze parti che si chiama Exclaimer, che non fa altro che aggiungere una firma elettronica, una firma sotto alle nostre mail, però pilotata dall'azienda, quindi con la foto, con i contatti aziendali e anche con le proprietà dei singoli utenti, quindi numero di telefono, cellulare, quello che voglio posizionare, che vado a definire centralmente dalla mia Active Directory.
Ecco, mai più firme diverse, ognuno ci mette magari voglio mettere ad esempio il disclaimer sotto, centralizzato, ecco, lo posso fare con Exclaimer. Piuttosto che, per chi ha ricevuto mail da noi ultimamente, avrà visto che sotto avevamo posizionato un bannerino di pubblicità per la Cloud Conference, domani lo modifichiamo, le nostre mail da domani, di chiunque le manderà, non ci sarà più ovviamente la pubblicità della Cloud Conference. Era oggi, non ha senso che domani la pubblicizziamo. E quindi queste firme, queste poste elettroniche, queste firme saranno coerenti sia che le mando da Outlook, sia che le mando da OWA, sia che le mando da smartphone. Ok? Questo è un esempio di configurazione, quindi che posso andare a fare, modificare i connettori, posso andare a creare e modificare public folder. Ebbene sì, anche su Exchange Online abbiamo la possibilità di avere delle public folder, e posso andare ad aggiungere, verificare i sistemi di anti-spam. In automatico il prodotto mi dà un servizio di anti-spam, di antivirus, o estenderlo con delle funzionalità aggiuntive che vedremo nell'ultima sessione di oggi. Ok, questo per quanto riguarda la console di gestione appunto di Exchange. Stessa identica cosa la troverò ad esempio per SharePoint, non ve le faccio vedere tutte, altrimenti mi serve una sessione da 42 ore oggi, però per farvi capire che ogni singolo prodotto, ogni singola tecnologia compresa all'interno di Office 365 può essere gestita esattamente come vado a gestire la tecnologia on-premise. Ok, bene, dicevo, quindi PowerShell, posso fare la stessa cosa via PowerShell, quindi per chi non lo conosce pubblicizzo un corso che facciamo costantemente, varie edizioni nell'anno, di PowerShell, due o tre giornate di corso, dipende dall'edizione, che vi spiegano come appunto sfruttare meglio questa tecnologia. Mi devo andare ovviamente ad autenticare. Cosa ho fatto? In questo momento, per farla veloce, sono andato a lanciare un comandino, uno script PowerShell, che va a collegarsi a Office 365 come console di gestione completa, diciamo, di tutto il tenant, e ai singoli prodotti. Abbiamo visto prima che via web sono andato su una console generale, e poi ogni singolo prodotto Exchange, SharePoint, Skype for Business aveva il suo ambiente di gestione. Bene, con questo script e queste 10 righe di codice sto esattamente andando a collegarmi via PowerShell a tutti gli endpoint che mi permettono di configurare il prodotto. Un attimo di attesa che finisca di collegarsi, e poi vi faccio vedere come in maniera... Ci siamo quasi. Semplice. Posso gestire tutto l'ambiente. Ok, questo era l'ultimo comando. Ok, eccoci qua. In maniera molto molto semplice, get my MSOL user. E PowerShell è autocompletante, ma meglio che parto con un comando già preconfezionato. Get MSOL user, trovo gli utenti che ho definito su Office 365, e mi dà già un'indicazione se l'utente ha o meno una licenza attiva. Ok, e andiamo a fare lanciare un altro comando, get, scusate, MSOL group. Vado a scoprire i gruppi definiti su Office 365, ma ricordo che anche i gruppi sono stati sincronizzati dal nostro Active Directory on-premise. Lanciamo un comando a questo punto un po' più specifico, ad esempio get mailbox. Bene, qui sto andando a lavorare con Exchange Online, non più con Office 365 generale, diciamo così. E scopro una cosa molto molto interessante, che abbiamo una ventina di mail attive sul nostro sistema, ma sono ognuna praticamente attivata su un server Exchange differente. Questo mi fa capire che su il mondo Office 365, quando parliamo di Exchange,
non è più come quando l'avevamo in casa, che avevamo un server e tutti quanti lavoravamo su quel server. In cloud ognuno di noi molto probabilmente avrà la sua mailbox su un server differente. Ecco come mai magari qualcuno può avere un problema, qualcun altro no. Ok, andiamo poi a lanciare un altro paio di comandi. A questo punto lancio get sp o site e scopro quali sono le site collection definite sul mio SharePoint. Ok, piuttosto che get meno cs online, completiamolo con user, e trovo gli utenti attestati su Skype for Business online con anche tutti quanti i suoi dettagli relativi, quindi il SIP address e una serie di configurazioni per ogni singolo utente. Bene, questo quindi per quanto riguarda la gestione via PowerShell. Non vi faccio vedere, c'è anche l'app, quindi vi dicevo, su smartphone, che vi va a e con il quale potete appunto accedere alla gestione, all'infrastruttura Office 365 e verificare alcuni dettagli, creare utenti, modificare licenze, anche se ovviamente da uno smartphone non è così comodo. Bene, proseguiamo e vi parlo di Office 365 Groups. Questo perché? Perché abbiamo parlato di una serie di prodotti, Exchange, SharePoint, Skype for Business, OneDrive, eccetera, tutti però sono in qualche modo slegati fra di loro. Ok, io devo lavorare con un team di lavoro, quindi ne so, io, Giampiero e Monica dobbiamo lavorare su un progetto assieme. Cosa faccio? Boh, allora intanto creo una lista di distribuzione su Exchange, in modo che la creiamo, la chiamiamo progetto Cloud Conference. Così se scrivo progetto Cloud Conference la mail arriverà a tutti e tre. Bene, ma a questo punto io ho bisogno di uno spazio dove posizionare i miei dati. Bah, facciamo un team site su SharePoint. Bene, vado su SharePoint, creo il team site, progetto Cloud Conference e all'interno ci metto il gruppo che ho appena definito. Bene, ma io avrei bisogno magari di un'area, di uno spazio, di un blocco appunti OneNote. Bene, vado su OneNote, sul cloud, da qualche parte lo definisco. Ma vorrei un planner, vorrei... Cavoli, devo montare questa configurazione. L'anno scorso avevano già presentato Office 365 Groups come la definizione, quando vado a creare appunto un gruppo in Office 365 mi dice come vuoi. Vuoi un gruppo di sicurezza? Vuoi un gruppo di distribuzione? O vuoi un Office 365 Groups? Proviamo Office 365 Groups. Cosa succede dietro le quinte? Mi viene creata una diciamo un'area di condivisione per la messaggistica, quindi per le discussioni condivise, un'area che fino a qualche mese fa era uno spazio OneDrive, che poi OneDrive è stato ribrandizzato, in realtà stiamo sempre lavorando all'interno di SharePoint. Ok, quindi comunque una cartella condivisa dove posizionare i file, mi viene creato un blocco appunti OneNote, bello, ok, in maniera automatizzata. È cambiata, le cose sono migliorate ovviamente, e quindi non mi viene più dato un'area OneDrive solo, quindi una sola folder dove posizionare i file, ma quando creo un gruppo Office 365 in realtà mi viene creato in automatico un team site di Office 365, di SharePoint, e quindi ho la possibilità, oltre che posizionare documenti, di andare a creare un calendario condiviso, di creare un'area task, eccetera. Ok. Quindi, Office 365 Groups adesso mi dà una serie di possibilità. Vi raccontavo quindi le conversation, quindi possibilità di comunicare in maniera molto molto rapida con tutto il gruppo. All'interno delle conversation posso citare una persona, posso mettere il like. Cosa dici di questa cosa qua? Cosa facciamo? Mostriamo questa presentazione. Di solito cosa facciamo? Mandiamo una mail. Mando una mail a 10 persone. Se quelle 10 persone rispondono a tutto il gruppo, siamo rovinati. Cambiamo modo. Vi piacciono queste presentazioni? Like. Non è che rispondo sì, mi piace. Non serve. Metto like. Facciamo così sui social? Facciamolo anche in azienda. Bene, molte meno mail in questo modo di lavorare.
posso posizionare dei file. A questo punto, quando io lavoro su un file, non lo mando più via posta elettronica, guarda questo documento, sarà posizionato in un'area comune con un suo versioning, ok, in un posto allineato, sincronizzato, e dove per assurdo, abbiamo visto prima nella presentazione, posso editare lo stesso documento contemporaneamente con più persone. Quindi io lavoro sul paragrafo 1 di Word, il mio collega lavora sul paragrafo 2. Ok, mi dà automaticamente la possibilità di blocco appunti. Skype, per chi ce l'ha, mi si integra anche col CRM, avrò la possibilità di condividere automaticamente le mie dashboard Power BI, di questo ne parlerà Marco Pozzan dopo. Plans, ok, quindi i planner che vi ho mostrato prima, in automatico. Ecco, quindi quando creo un Office 365 Groups, automaticamente mi viene creato un planner, e anche viceversa. Creo un planner, mi viene creato in automatico un Groups per la gestione di questo planner. Bene, e poi connectors. Ad esempio, ho creato un gruppo che si chiama Marketing. All'interno del gruppo Marketing ho connesso due sistemi esterni a Office 365. Vi faccio vedere, per la gioia di Valentina. Ho connesso che cosa? Twitter. Intanto vi mostro i groups dove li troverò. Gruppo Marketing. Ecco, come vedete mi stanno arrivando le conversazioni da dove? Direttamente da Twitter, piuttosto che sono andato a connettere anche MailChimp come servizio esterno. Quindi quando parlo di Office 365, vediamo come si crea lo posso fare da più posizioni. Lo facciamo ad esempio da Lowa, per farvi capire che non ho bisogno di client particolari, di chissà che roba. Vado a creare un nuovo gruppo, nuovo gruppo, come lo chiamiamo? CC test 555, non dovrebbe esserci, perfetto, nome molto sensato. Privacy, quindi pubblico, visibile a tutti, piuttosto che privato, benissimo. Se inviare la copia dei messaggi anche ai membri del gruppo, cosa vuol dire? Che io scrivo a cctest 555, arriverà la conversazione sulla sua area di gestione, e poi quel messaggio arriverà anche sulle singole inbox dei singoli appartenenti al gruppo, che possono scegliere se ricevere o meno queste conversazioni. Bene, vado a creare il gruppo, aggiungo membri, come faccio vedere. Allora mettiamo Giampiero, benissimo, poi mettiamo Marco, poi mettiamo Giovanni, ok, basta. E dove è andato il pulsante per chiudere? Andiamo avanti così. Creato il gruppo. Sta lavorando dietro le quinte, quindi adesso vado a lavorare su un gruppo già creato. Come vi dicevo, vado su ad esempio gruppo marketing, dove trovo le mie conversazioni. Scopro che Monica ha twittato qualcosa, benissimo, mi piace. Ok. A questo punto ho un'area condivisione file, che è quella che avevamo con i vecchi Office 365 Groups, o viceversa ho il suo team site di SharePoint, ok? E quindi tornando sul nostro gruppo, scusate che mi sono perso, tornando sul mio gruppo, vi dicevo che avrò la possibilità di avere anche il mio planner. A questo punto sto uscendo, vado sul planner del mio gruppo, piuttosto che posso andare ad aggiungere una serie di connettori con tool di terze parti, esempio vi ricordo Twitter, MailChimp, ma ad esempio Trello, RSS, Wunderlist, Dynamics CRM, cioè veramente ne abbiamo tante tante tante, ok? Bene, facciamo un passo avanti, quindi come accedo a Office 365 Groups? Da dove? Dalla mail, dall'Outlook, da Planner, da Power BI, da ogni singolo di questi componenti
inizierò a lavorare con il mio gruppo. Bene, ma a questo punto, il 2 novembre, quindi 21 giorni fa, hanno presentato Office 365 Teams. Bello. Che cos'è? Evoluzione, nuova evoluzione, è la risposta Microsoft a Slack, ovvero un sistema di comunicazione, di collaborazione chat centered, cioè centrato sulla chat. In realtà non stiamo giocando, non stiamo solo chattando, ma ci viene dato uno strumento, ok, per continuare a collaborare in gruppo in maniera diversa da quella che era il singolo scambio di mail, ok? E mi viene data che cosa a questo punto? Mi viene dato anche un tool di gestione che è sia su web-based, ma anche un client, eccolo qui, dove troverò che cosa all'interno di questo tool? Le stesse cose che avevo sui gruppi che abbiamo visto prima. Però la cosa interessante è che io non esco dal non vado su più pagine web, non cambio prodotto, sono all'interno di un unico strumento dove vado a definire appunto il mio gruppo, anzi scusate, il mio team. Come lo faccio? Crea team in maniera molto molto semplice, nome team, team test, o al contrario mi dice attenzione, guarda che tu mi sembra che hai creato dei gruppi di Office 365, vuoi convertirli? Sì e no. Oggi decidiamo di crearne uno nuovo. Crea un gruppo del team, troverò una, anche qui posso aggiungere i membri, mettiamo solo Marco. Ok. Non riesco ad andare avanti, non so perché. In maniera molto veloce si crea il gruppo. E vi faccio vedere un gruppo già quindi creato. Ho il gruppo. E posso creare una serie di canali, quindi definite un gruppo che può essere staff tecnico, può essere direzione, può essere ufficio marketing, non serve che se dopo lavoro su un altro progetto crea un altro gruppo, l'ho già definito il gruppo di persone che lavora, lo staff che comprende questo gruppo, creerò un canale per ogni singolo progetto, per ogni singola attività che voglio realizzare, quindi creo il canale, canale nuovo, ok, creato il canale, automaticamente un'area di conversazione, un'area file, un'area note, quindi OneNote, e a questo punto posso aggiungere Power BI, Word, un sito SharePoint, PowerPoint. Quindi andiamo ad esempio a vedere il gruppo direzione, trovo la mia conversazione dove posso andare a scrivere ciao a tutti e benvenuti. Ok, posso aggiungere elementi importanti per l'azienda come ad esempio una cosa di questo tipo. Scrivo ciao. Ok. Queste cose qua posso disattivarle per chi è già spaventato. Ok, a questo punto le persone possono andare a mettere il mi piace classico. Posso attivare in un click un meeting con tutte le persone facente parte del mio gruppo definito. Toc. Stessa cosa dovevo farla con Skype for Business, scusate che mi faccio un po' impressione da solo, e ovviamente ho chiuso Teams invece di ok. E come facevo a fare una riunione di gruppo? Aprivo Outlook, new meeting, mettevo le persone e inviavo un invitation, qua un click e automaticamente sono in riunione con tutte le mie persone. Posso andare a citare qualcuno, e via avanti. Altra cosa, vi raccontavo, ho la possibilità di andare a pubblicare dei Power BI. Qua ne ho messo uno, vi mostro magari uno visualizzabile, ad esempio Office 365 Adoption, così vi parlo di qualcos'altro.
Office 365 Adoption che cos'è? È un content pack per Office 365, è in preview, quindi non lo aspettate un po', tra un po' sarà rilasciato per tutti. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere entrati nella preview e ci dà la possibilità di verificare l'utilizzo reale dei prodotti. Ok, e Office 365, quindi scopro, scusate, vediamo se mi funziona, non l'ho chiuso, utenti che stanno condividendo i documenti internamente e esternamente, utenti che stanno collaborando con qualcun altro su OneNote, su OneDrive, su SharePoint, a livello storage, l'utilizzo di storage sul mio ambiente Office 365, eccetera. Quindi anche qui Office 365 Content Pack, questo Content Pack mi permette di tracciare il reale utilizzo del prodotto dei miei singoli utenti. Ok. Vediamo quindi come presenta, come vengono presentati Teams da Microsoft. We've seen the impact teamwork has had on our world. But what if teams could achieve even more? To truly do great work, we need people that have different experiences and understand the world from a different perspective. The thing that's challenging is to make sure that there's a platform for that collaboration. Teams are very liquid. Scusate. Collaborations could come together in a more purposeful way, so ideas flow freely and evolve organically. Just imagine what we could achieve. Introducing Microsoft Teams in Office 365. Microsoft Teams is helping us accelerate and win on Sundays. Now we can share common ideas, common goals. I'm excited about the ability for people to be engaged in multiple teams and making it very easy for them to not have to go to 15 different places. Microsoft Teams is a chat-based workspace that gives people one place to connect and create in inherently human ways. You have that constant thread of communication that you can go back in history and see. It's all right there in a single interface. Accenture is nearly 400,000 people across 120 countries. To be able to engage and collaborate this way is a big game changer for us. A way that builds trust and helps create a natural rhythm so ideas flow freely and evolve organically. There's a lot of communication, there's a lot of data sharing. We're all sort of working towards the same end goal, and that's to build a car that goes out on the racetrack to win. It's all happening real time in a very frictionless way. That's the way people expect to work these days. Because it's part of the Office 365 set of collaboration tools, it's part of what we already do. It's the central hub where the conversations happen. It opens possibilities for connection and collaboration that we never thought was possible before. And it's about empowering them and taking somebody's good idea and making it an awesome idea. It has truly made us more efficient. This is exactly what we've been waiting for. This is how we think the world of tomorrow will work. Welcome to Microsoft Teams. Together, there's no limit to what we can achieve. Ok. Quindi, tornando sul prodotto, vi raccontavo un unico client, e un unico client estendibile, quindi vedete che mi trovo la possibilità anche di andare a verificare il mio planner direttamente da questo client, senza uscire, senza andare su un'altra pagina. Lo stesso ce l'avrò su smartphone, perché esiste, o su tablet, un'app apposta per collegarsi a Teams anche da dispositivi mobile. E quindi, come vi accennavo, io vado a lavorare sul mio planner, piuttosto che posso andare ad aggiungere una nuova scheda. Ecco, non ho neanche un Excel ovviamente a disposizione. Andiamo a mettere file. Vediamo se troviamo un Excel, se no lo creiamo al volo. Benissimo. Salva. A questo punto salva dove? Posso salvarlo veramente in varie posizioni. Vado a metterlo in questo momento, ad esempio, tra parentesi, DSPC, questo computer me lo propone come ultima scelta, cioè se non vuoi andare su OneDrive, se non vuoi andare su SharePoint, vabbè, mettiamolo sul computer, però in realtà
il posto predefinito, ovviamente adesso per salvare i file è sul cloud. Excel 1, benissimo, ho salvato il mio Excel. Bene, andiamo a posizionarlo all'interno del gruppo, anzi del mio Teams. Drag and drop. Sto navigando tramite smartphone, quindi la velocità è quella che è. Benissimo. Più Excel. Benissimo. Eccolo qua. In questo momento ho pubblicato praticamente il mio Excel senza doverlo aprire. Ok? Questo Excel ovviamente sarà un Excel interessante per tutto il gruppo e qui automaticamente posso anche modificare l'Excel in modalità online con Excel Web Services. Ok. Piuttosto che con il mio client. Usciamo. E altra cosa, altre novità che ci troviamo dietro le quinte in questo momento. Abbiamo uno strumento che anche dal gruppo, quando vado a creare ad esempio una nuova conversazione sul gruppo, vado ad aggiungere un file, mi trovo che cosa? Mi trovo già i documenti che ho modificato presentati in alto, diciamo, dei possibili allegati. Perché? Perché dietro c'è Office Graphs che mi va a verificare, mi va a tenere monitorata la mia attività e mi suggerisce che posso andare a posizionare, cioè linkare, allegare il mio file che ho posizionato sul desktop o anche quello che ho messo su SharePoint. Notare che quando vado a selezionare il file di SharePoint mi viene evidenziata sotto che c'è una nuvoletta. Cosa vuol dire? Che questo file in realtà viene inviato come link, non come allegato alla mail. A questo punto i miei utenti che accederà, i miei colleghi, chi il gruppo marketing in questo caso che accederà a questo file, in realtà ci accederà lavorando dove questo file è posizionato, cioè in cloud, in modo che se viene modificato la modifica sarà coerente, non avremo più versioni differenti. Io ti ho mandato il file adesso che ha delle modifiche, tu lo modifichi, me lo devi rimandare indietro, no? Quindi ti mando il link alla fine, la tua al file. Viceversa, posso tornare a lavorare alla vecchia allegando una copia. Ecco che questo file cambia. In questo caso è di 13K, quindi mi va anche bene, ma poteva essere un file da 1, 2, 5 mega. Okay? Quindi non solo ho due vantaggi a mandarlo sotto forma di link, che è uno, il fatto che poi lavoreremo sempre sullo stesso identico file, e due, mail molto più leggere, quindi meno consumo di banda. Ok. Altra cosa interessante, vi mostro My Analytics. Anche qua, dietro le quinte, che cos'ho? Ho un sistema che va a verificare la mia attività all'interno del prodotto. Scusate, ho dimenticato anche la password. Ok. E scopro che questa settimana ho dedicato 2,5 ore del mio tempo a delle riunioni, 5,2 ore a posta elettronica, 45 ore di attività, di cui 0,7 ho fatto fuori orario, piuttosto che settimane precedenti. Anche qui ovviamente è un sistema che analizza il mio operato all'interno del gruppo, cioè all'interno dell'ambiente Office 365. Se qui apro un gestionale, lavoro in azienda su un gestionale che non fa parte di Office 365, il prodotto non se ne accorgerà, e trovo magari anche il tempo che ho lavorato con i miei colleghi. Ok. Benissimo. Ritornando quindi indietro, ritorniamo alle origini e scopriamo che anche dall'OWA a questo punto
quindi da Outlook Web Access, posso mandare via delle mail, fin qua ci siamo, e anche qua troverò ovviamente la possibilità di andare a lavorare con i file posizionati sui miei gruppi in maniera molto molto veloce. Cioè, ho creato un file, l'ho messo su un gruppo o su un Teams, no? E quindi condiviso con il gruppo in maniera rapida, ma se voglio usarlo, allegarlo da una mail, lo strumento mi permette di accedere a quel file in maniera molto molto rapida. Non dovrò fare chissà quali magheggi. Quello che poi vi raccontavo è che all'interno di un gruppo o di un team posso andare ad abilitare una nuova conversazione. Bene, e scrivo: ciao a tutti, mi chiamo Michele Ruberto. Cosa sto facendo con quel chiocciola? Mi sto citando. È un modo per attirare l'attenzione di quella conversazione sulla persona che sono andato a citare. Ok? E quindi appunto mi trovo, questa l'ho già visualizzata, altrimenti troverei l'indicazione a livello grafico della citazione con il simbolo di chiocciolina. Questo è un modo per lavorare in maniera un po' diversa da quella che siamo abituati a lavorare tradizionalmente. Ok. Io avrei praticamente finito. Volevo lasciare gli ultimi 5 minuti per domande, questioni sulla parte Office 365. E via. Per canali di terze parti abbiamo i connectors. Cioè, io posso connettermi a dei connettori con dei, appunto, abbiamo visto con MailChimp, Twitter, eccetera. Ovviamente ce ne sono alcuni definiti e posso usare quelli, sì. Oddio, non ho verificato se è sviluppabile. Non lo so. Attualmente è una pagina web a tutti gli effetti, quindi potrei creare del codice che va a lavorare con quel sito web alla fine a tutti gli effetti. Ecco una cosa, Forms, ricordo, per il momento è solo disponibile sugli educational, non su tutti i tenant, quindi per chi ha un tenant Office 35 Business Essential normale non abbiamo Forms, ma Forms poi ha il vantaggio di essere poterlo rispondere, diciamo, di poter interagire con Forms da dispositivi mobile, ma al contrario non ho la possibilità di creare delle domande in sequenza di tipo se qui rispondi 1 allora salta questa domanda e vai sul 3, piuttosto che quindi questa logica non posso definirla. E quindi se io volessi questa logica, cosa facciamo? Ricordo che Forms è un'idea, ma un'idea per creare dei sondaggi ce l'ho anche all'interno di SharePoint. Vi faccio vedere. Vado sul mio SharePoint. Aggiungo un'app, tutto all'interno di SharePoint si chiama ormai app. Cerchiamolo perché vediamo se sondaggio. Benissimo. Sondaggio di test, crea. E anche qui ho la possibilità di definire impostazioni, aggiungi domande, stessa identica logica di Forms, solo che in questo caso sono all'interno di SharePoint. E qui ho
varie possibilità e anche la possibilità di definire praticamente una logica alle domande piuttosto che mettere delle pagine, quindi 5 domande su una pagina, poi salto pagina, altre 5 domande e così avanti. E anche in questo caso il risultato delle risposte sarà, avrò un report, come abbiamo stato, diverso da quello dei forms, però c'è anche su un sondaggio di SharePoint, e anche, anche in questo caso esportabile con Excel. Okay. Lo stesso, vi ho mostrato alcune cose, ma alcune funzionalità sono presenti in più prodotti. Vi ho parlato di Planner prima, bene, ma Planner a me ad esempio non piace. Perché? Perché non ho la possibilità di avere un diagramma di Gantt. Io sono abituato a vedere Project. Planner mi sembra un po', sì, ho capito che non è Project, però vorrei una via di mezzo, non voglio spendere i soldi di Project, Planner non mi basta, cosa facciamo? Facciamo una lista SharePoint che si chiama attività, quindi attività test, ok, l'abbiamo creata, nuova attività, vado via veloce, scusate cosa scrivo, non guardatelo. Anche in questo caso l'associo, posso aggiungere anche una percentuale di completamento in automatico, descriverla, priorità alta, salva, molto bene. Mettiamone un'altra solo per dare un po' di colore a questo. Facciamo anzi una, okay. Salva. A questo punto ho creato una gestione di attività, queste attività quindi posso fruirle così via web, posso verificare le attività in ritardo, posso vedere le mie attività, quindi solo le personali mie, posso visualizzarle in un diagramma di Gantt in automatico o posso, tornando su tutte le attività, scusate, anzi anche da qua, elenco, aprire questa task list con project, con il client project, quindi senza lavorare via web, direttamente dal client. Ok? Quindi una sessione su Office 365 ovviamente di un'ora è difficile da fare perché ci sono veramente tanti prodotti. Volevo darvi un po' una panoramica dal punto di vista di gestione, quindi dal punto di vista amministratore di sistema, ho molte potenzialità, molte funzionalità per configurare il prodotto. Dal punto di vista utente abbiamo i classici prodotti, okay, quelli che siamo abituati a utilizzare, ma molti molti di più, quindi vi ho voluto presentare Planner, vi ho voluto visualizzare Forms, i Teams. Ricordo che secondo Microsoft è il nuovo modo di lavorare, non più distribution list, distribution groups, ma creare Teams o Office 365 groups per collaborare con tutti gli strumenti. Però ogni singola funzionalità che voglio attivare la posso attivare in più modalità, all'interno di SharePoint, all'interno di Planner, dipende da quello che devo fare, quindi è molto molto personalizzabile. Ok, altre domande? Scusa, sì. Sì. Office 365, ne parleremo all'ultima sessione, ma ne anticipo, non c'è dietro un reale backup, quindi il prodotto è garantito dal punto di vista infrastrutturale, ad esempio per quanto riguarda la mailbox, cancello la mail e va su un cestino o su SharePoint o vari livelli di cestino, però ovviamente è un prodotto che dovrei andare a salvaguardare, quindi ci sono strumenti di terze parti tipo Vim che permettono il backup anche del mondo cloud, piuttosto che all'ultima sessione vi faremo una piccola parentesi su SkyKick, ma ci sono altre, anche altre tecnologie che permettono il backup veloce e soprattutto un rapido restore di mail, file, eccetera. C'era qualcuno in mezzo?
Sì, la domanda è: posso usare alcune funzionalità di Office Standard 5, ma non voglio usare Exchange perché ho la posta. A parte che è una scelta, diciamo, sì, devo capire la motivazione di questa scelta, nel senso che comunque è bello avere uno strumento tutto integrato, e anche perché dietro il sistema di posta elettronica che abbiamo con Office 365 è abbiamo appunto Exchange, che è uno strumento molto forte. E sì, nel senso che comunque io in maniera molto molto veloce torno sull'area nell'area amministrativa, utenti attivi, creo un utente qui, ma lo stesso sarà sincronizzato, utente cc, andiamo via veloce, scrivo una cosa così. Quando vado ad assegnare la licenza, io, vedete, noi come WaterTalk abbiamo nel nostro tenant varie licenze, per ogni utente definisco quali licenze assegnare. Vado ad esempio assegnare Office Enterprise E3, che è una licenza molto molto forte, abbiamo vari prodotti, Flow lo voglio, Power Apps, Planner, sì, no, Exchange, piano 1 e anche, eccolo qua, Exchange tolto. A questo punto questo utente avrà SharePoint, Office, Skype for Business, ma non avrà Exchange. Il costo ce l'ho, non è che posso dire no, mi dai metà di quella licenza, cioè la pago in piena, non userò la componente. Ci sono, in realtà sì e no, nel senso che posso, mi interessa solo SharePoint, c'è una sottoscrizione di Office 365 che si chiama SharePoint Online piano 1, mi interessa, cioè, quindi ci sono anche delle, vi faccio presente che ci sono più di 450 tipologie di sottoscrizioni adesso per Office 365. Quindi quando qualcuno magari di voi mi chiederà mi fai una quotazione per Office 365, piano e ben, cioè, cosa ti serve? Vediamolo insieme, mettiamoci a quattro mani, perché magari puoi spendere più soldi di quelli che dovresti spendere, o magari risparmiare un pochettino adesso e poi magari scopri che ti mancano dei prodotti. È tutto molto molto modulabile e customizzabile, quindi è proprio un lavoro sartoriale che bisogna fare anche sulla parte licenze. Prego. Sì. Allora, attualmente sono similari, considera che abbiamo Teams, sono state annunciate il 2 di novembre, quindi 20 giorni fa, e quando creo un nuovo Teams il prodotto mi suggerisce di convertire un gruppo. In realtà, da come la vedo io, in Teams non è altro che un gruppo avanzato, quindi perché non convertire Office 365 Groups in Teams? Cioè, io lo farei. Presumibilmente in un futuro i due strumenti si andranno a unificare, diventerà solo uno, presumo. E un'altra cosa, attenzione, l'area discussioni di un gruppo è una, mentre abbiamo visto che sui Teams ho più canali. I più canali mi permettono di avere più aree di discussione divise, ok, più aree di condivisione file. Quindi quando vado sui file di un gruppo avrò tutti i file del gruppo, quando vado su un Teams andrò sui canali, files, e vedrò i file solo di quel canale, di quel Teams, ok? In realtà dietro le quinte cosa abbiamo? Abbiamo una document library in SharePoint, perché alla fine il prodotto è sempre quello, e alla fine ad ogni singolo canale corrisponde una folder, cioè non è che si siano inventati chissà che cosa, l'hanno solo raggruppate, ok? Fine, mi fanno cenni, se avete altre domande sono in sala e vi ringrazio. Grazie.